Assessore Barile, ha Benito Iacovitti questo tributo in occasione del suo centenario, una serie di avvenimenti che sono sfociati oggi con questo convegno. Sì, abbiamo appunto organizzato per il centenario della nascita di Benito Iacovitti una serie di appuntamenti che saranno distribuiti in tutto il 2023, quindi l'anno di celebrazione del centenario. Un cartellone di eventi nato dalla collaborazione con le scuole, con le associazioni culturali, con il museo Macte della nostra città e quindi un lavoro sinergico che ha fatto sì appunto che si realizzassero questi più di 10 appuntamenti, tutti appuntamenti di grande qualità e spessore. Questo sicuramente è quello che abbiamo celebrato oggi e probabilmente quello più atteso, quello che ha visto anche la partecipazione di ospiti illustri provenienti da diverse parti d'Italia, venuti qui appunto per omaggiare questo grande artista, un grande artista che ha dato tanto lustro alla nostra città e l'impegno che ci siamo dati appunto con in occasione di questo centenario, lavorando, ripeto, spalla a spalla con le istituzioni locali, con le associazioni, con le scuole, è proprio quello di cercare di creare una rete tale da poter celebrare anche nei prossimi anni, quindi per poter radicare bene la figura di questo grande artista all'interno del nostro territorio, affinché questo legame si consolidi giorno dopo giorno.